Ciao, eccoci finalmente alla seconda live della settimana sul canale ufficiale di Sinergie per fare un po' di ragionamenti in anteprima con gli ospiti che parteciperanno a questo evento che, ti ricordo, si terrà il prossimo 24 novembre a Roma presso Spazio 900 nel quartiere EUR della capitale. Allora, diamo il benvenuto in partenza a Giulia Zolini, Head of Retail di Frim. Ciao Giulio, ben arrivato. Ciao, ciao Gerardo, grazie, grazie. Bene, dai. Allora, intanto vabbè, grazie ovviamente per il vostro supporto prezioso a questo evento. Siete ormai immancabili dalla primissimissimissima Non edizione, posso quindi mancare. guarda, ne siamo felici, ne siamo felici. Tra l'altro quest'anno, devo dire, oltre a te, a Ludovico, a Alessia, insomma, ci sarà un grande ritorno, no? Possiamo anticiparlo, è quello di Roberto Barbato, insomma, che, caspita, ci onora della sua presenza e soprattutto, insomma, darà un grande contributo dal palco di Sinergie, quindi essendo, insomma, Frim di Roma, non poteva mancare Roberto, quindi apprezziamo tantissimo questa sua partecipazione. Esatto. E Giulio, allora, Frim ormai è multiforme, no? Tra investimenti, academy, franchising, MLS. E qual è quindi il focus del gruppo rispetto, diciamo, al mercato e che ruolo giocano gli agenti immobiliari nell'ambito di questo ecosistema? Allora, guarda, dico con grande piacere che abbiamo scelto Sinergie proprio per riportare Roberto sul palco e sarà lui a spiegare questo nuovo assetto di Frim. Dico nuovo perché siamo da sempre, diciamo, posizionati sul mercato come rete di agenzie immobiliari, in franchising, l'MLS, tutto quello che probabilmente chi segue il nostro settore sa e ci conosce per queste caratteristiche. In realtà, negli ultimi 6-7 anni, Frim si è molto trasformata e gli agenti immobiliari sono sempre al centro del nostro modello di business. Tutto gira intorno alla rete, tutto gira intorno agli agenti immobiliari, così come è sempre stato, ma diciamo il focus è sulle operazioni di trading, sulle operazioni di sviluppo immobiliare, sui frazionamenti, quindi sulla partecipazione degli agenti immobiliari a queste operazioni tramite segnalazione e ovviamente tramite vendita, perché ciao Max, il modello che presenterà lo stesso presidente Barbato sarà proprio questo: la rete MLS, la rete Frim segnala operazioni, l'azienda tramite operazioni di financing, tramite il nostro corporate bond, tramite l'associazione in partecipazione. Finanzia, analizza e finanzia le operazioni, quelle che vanno, che passano alla fase poi operativa, vengono restituite alla rete perché Frim SPA non vende direttamente le nuove costruzioni o i frazionamenti o le operazioni, ma sono le agenzie che tramite l'MLS beneficiano di questo. Chiudo dicendo che abbiamo raggiunto un altro, diciamo, tassello importante, un altro traguardo importante, perché da quest'anno Frim SPA è in Confindustria, quindi nella parte di Assoimmobiliare, proprio grazie a questa attività degli ultimi 5-6 anni che ci ha distinto in questo modo che vi ho appena raccontato. Va benissimo, quindi insomma confermi un po' la centralità, ecco, se vogliamo, dell'operatività nell'ambito degli investimenti immobiliari, che comunque è sicuramente un elemento trainante, che però, voglio dire, porta valore e genera opportunità, ecco, per la rete attraverso un sistema che peraltro io ho visto anche all'opera, no? Avendo la fortuna di confrontarmi spesso nel backstage di tante aziende, quindi con Frim parliamo spesso anche di queste operazioni e anche la vostra operazione col bond, che peraltro ha, voglio dire, ha riscosso un grandissimo successo, no, all'interno del vostro gruppo, è significativo perché comunque che io sappia nell'ambito immobiliare dei servizi forse è l'unico caso questo. Non so se è l'unico caso, però devo dire che i numeri ci stanno stupendo perché abbiamo, credo, superato
il centinaio di obbligazionisti, quindi cominciamo ad avere un bacino un po' più ampio e lavoriamo sempre con gli istituti di credito, ci mancherebbe, ma ormai la gran parte dei, diciamo, dei finanziamenti, della liquidità viene da chi investe, ecco, da chi investe nell'azienda, non solo per quanto riguarda il bond, ma anche per quanto riguarda proprio gli investimenti in determinate operazioni specifiche, ecco. Certo. Allora, parliamo un attimo di sinergie. Allora, ci hai fatto un po' di anticipazioni, ma noi vogliamo andare un po' più a fondo, senza svelare, voglio dire, tutta la sorpresa, no? Quale sarà il messaggio centrale, ecco, di Frim a sinergie quest'anno? Guarda, il messaggio è proprio questo, cioè per la prima volta andremo a dire chiaramente e a mostrare chiaramente questa nuova pelle di Frim, del gruppo Frim, e parleremo di quello, quindi parleremo di come ha funzionato negli ultimi 5-6 anni il nostro modello di business, come l'azienda si è trasformata e perché. E sostanzialmente andiamo a puntare molto sul concetto di innovazione da un certo punto di vista, ma anche di adattabilità e di evoluzione, ok? Ma io ci aggiungo anche il concetto di sostenibilità in senso lato, quindi abbiamo parlato a sinergie, prima ho parlato a sinergie di sostenibilità, dico in senso lato perché parlo anche di business sostenibile proprio, no? Certo. Quindi di un certo meccanismo che funziona in un certo modo e crea valore su vari fronti. Ecco, il fronte degli agenti immobiliari poi e dei loro clienti è quello che ci interessa poi maggiormente. Quindi portare proprio incarichi sulle scrivanie degli agenti immobiliari tramite l'MLS è quello che poi ci interessa. Assolutamente. Guarda, tornando un attimo sul business sostenibile, ma sostenibile intrinsecamente, non parliamo di sostenibilità ambientale, di questo abbiamo già parlato lo scorso anno con iniziative fighissime che avete messo in campo. Ma io ho letto anche di recente un vostro comunicato, anche con un utile record proprio a livello bilancistico. Ecco, sostenibilità è questo, soprattutto in un momento anche, in un momento lungo, devo dire, dove ci sono molte aziende, no, che magari si affacciano all'immobiliare dal punto di vista tecnologico o di progetti vari, ma dopo anni e anni rimangono comunque sempre un po', diciamo, con un modello di business, direi, molto, molto fragile e molto esposto. Devo dire che invece voi, diciamo, dalla vostra c'è sicuramente una continuità, no, ultra ventennale, e voglio dire, un'azienda con i conti a posto è sicuramente una condizione anche che vi conferisce credibilità ed autorità, ma non solo, voglio dire, un'autorità da spendere, voglio dire, in determinati ambienti, ma anche da un punto di vista di rete. Qualunque partner, ecco, qualunque agente si avvicini alla vostra realtà, sa che è una realtà solida, che è cresciuta nel tempo, che non si è fatta da parte quando c'era da innovare e che comunque è qui per restare. Cioè, faccio io lo spot per Frim, renditi conto, no? No, ma ti ringrazio che sottolinei queste cose, sono delle cose a cui, dei valori a cui noi teniamo e tendiamo. E non è facile, chiaramente, perché la cosa importante è esserci poi fondamentalmente, no? E se vuoi tenere l'equilibrio, proprio per usare la parola chiave di sinergie, certo. tenere l'equilibrio tra le varie divisioni del gruppo, gli azionisti, i nostri clienti, i clienti dei nostri clienti, quindi i clienti delle nostre agenzie. Certe volte fai bene, certe volte fai male, l'importante è avere questo equilibrio costante per esserci nel tempo. Oggi è molto importante dimostrare di esserci nel tempo più che il risultato specifico che citavi, che ci fa molto piacere, ci mancherebbe. E quindi quella è la ciliegina sulla torta, ma il fatto di esserci in maniera continuativa è ancora più importante. No, assolutamente. Ok, allora anche a te chiedo, fai un appello alla presenza, anzi, per la presenza a Sinergie? Certo, assolutamente. A tutti i colleghi, a tutti gli agenti immobiliari, estendo l'invito a questo
evento eccezionale che veramente viene organizzato con passione, dedizione e veramente con tanta, posso dire, autorevolezza. Quest'anno, tra l'altro, c'è un panel incredibile di relatori che porteranno novità, stimoli, confronto e veramente immancabile, dovete esserci. Quindi noi di Frim vi aspettiamo lì. Grazie Giulio, ti ringrazio davvero di cuore. Grazie Allora, Gerardo. Giulio, ti saluto, ti ringrazio, ti lascio libero senza riscatto, così facciamo salire l'altro ospite. Grazie, D'accordo? Dai, ci grazie. vediamo il 24. Ciao Arrivederci, Giulio. grazie mille. Ciao, ciao. Allora, adesso è il momento di un ospite che è legato ad un brand immobiliare storico. Che vi presento con piacere, quindi invito a salire su questo palco virtuale. Eccolo qui, Pasquale Valenzano, ecco che è amministratore delegato del gruppo Grimaldi. Pasquale, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Grazie a te, buongiorno a tutti, grazie. Bene, bene, bene. Allora, cosa dire? Ah, su Grimaldi, sicuramente Grimaldi è un marchio storico che tutti conoscete. Pasquale, per molti versi, pur avendo molti meriti professionali, è un volto relativamente nuovo, ecco, perché è una persona che ho conosciuto e che preferisce lavorare magari, ecco, dietro le quinte per fare grandi cose ed è però balzato, ecco, agli onori della cronaca per questa operazione di management buyout, come si dice, no? In questi casi. Pasquale, correggimi, e quindi insomma si è messo investendo alla guida di questa azienda storica che unisce di fatto sicuramente la tradizione, ma Pasquale ha voluto affiancare a questo brand la flessibilità di un modello di servizio moderno. E quindi Pasquale, lascio a te davvero la parola per raccontarci in breve questo excursus. E per dirci poi come vi ponete, ecco, nei confronti degli agenti immobiliari. Sì, grazie Gerardo. Beh sì, intanto per me Sinergia rappresenta un po', come dire, diciamo, una vera e propria presentazione sul mercato a livello personale, poiché come dicevi tu, io ho sempre lavorato in back office, ho sempre lavorato, diciamo, nell'ambito della gestione. Delle reti presso cui ovviamente ho legato il mio impegno. Abbiamo, come dire, portato avanti questa grande opportunità, tra l'altro da un osservatorio privilegiato, perché provengo dal mondo Gabetti, sono stato consigliere delegato dal 2013 fino a un anno fa circa. Come tutti sanno, Grimaldi era uno dei network di proprietà del gruppo Gabetti, che ho avuto l'opportunità di gestire da consigliere delegato per il Sud Italia. La delega era per il Sud Italia e quindi che conoscevo profondamente. Network che è terminato un periodo operativo legato appunto alla gestione dei marchi, vedeva nella caratterizzazione il lavoro per i prossimi anni legato appunto ai network che rappresentavo e personalmente intravidi in Grimaldi l'opportunità proprio attraverso la caratterizzazione di poter esprimere esattamente tutto quello che diciamo era legato a quelle che erano le mie visioni operative legate alla mia esperienza professionale, un'esperienza che mi ha visto operare da tanti anni nel mondo del franchising, ma ho operato anche nel mondo agency, nel mondo corporate, in particolar modo nell'ambito del capital market, per cui la mia idea era quella di mettere, diciamo, a frutto la mia esperienza, creando, ecco, un'opportunità legata a queste visioni. Di qui, ecco, l'opportunità di portare avanti questa operazione che poi a giugno di quest'anno è terminata, come dicevi tu,
in un'operazione di management buyout, dove da manager il sottoscritto, che con il gruppo di lavoro con il quale abbiamo portato avanti questa iniziativa, abbiamo perfezionato l'acquisizione dal gruppo Gavetti della Grimaldi Franchising S.p.A. Il nostro claim, come dicevi tu, è la tradizione al servizio dell'innovazione, poiché la tradizione, Grimaldi è un marchio che è presente sul territorio da tantissimi anni, nato molto bene, da persone per bene, radicato su tutti i territori. Noi siamo presenti in tutta Italia, il nostro non è uno sviluppo massivo di rete, proprio per questo il mio interesse si rivolse immediatamente a questo network qui. La nostra idea è quello di valorizzarlo, centrando quelle che sono le nostre visioni e ampliando un po' il raggio operativo, annettendo tutte quelle attività che per noi rappresentano l'innovazione. Non anticipo nulla, poiché avrò modo poi di entrare nel merito nell'incontro che si terrà a Roma la prossima settimana. Certo, assolutamente. Ecco, guarda, ti chiedo però soltanto in un minuto, perché anche il tuo è un modello che io, vabbè, ne hai parlato anche durante l'intervista rilasciata nel magazine Sinergie, che mi hanno avvisato che praticamente in corso di distribuzione postale proprio in queste ore, quindi voglio dire arriva anche la tua intervista, e lì hai parlato proprio delle mille sfaccettature legate a questo, a questa rete, che non è solo franchising ma è molto altro, quindi parliamo di operatività anche diretta, parliamo di formule flessibili per essere molto attrattivi nei confronti degli agenti. C'è un aspetto però che ti chiedo di anticipare, se te la senti, che riguarda proprio quello del crowdfunding, cioè questo modo, ecco, di accostare la finanza legata, ecco, alla folla, no, nell'ambito della tua azienda. Ecco, che ruolo ha questa specificità? Ecco. Ma noi abbiamo ereditato, diciamo, abbiamo acquisito una rete, come dicevo prima, con le sue peculiarità, con il suo metodo operativo, e come si fa nelle migliori famiglie, insomma, quando si entra in una casa, dal mio punto di vista non è opportuno cambiare regole, piuttosto che in corso d'opera rivedere quelle che sono sempre state le metodologie che hanno contraddistinto in tanti anni. E quindi, in maniera, come dire, costruttiva, noi sotto l'effigie franchising abbiamo creato un altro dipartimento, che è quello dei Prime, che è suddiviso nel Grimaldi Store e Grimaldi Prime, che sono un po' l'evoluzione del modello franchising, a cui i nostri affiliati potrebbero ispirarsi per un'eventuale evoluzione. La differenza, diciamo, fra il network puro e i Prime consiste nel fatto che i primi si specializzano e operano, e noi stiamo lavorando per rafforzare questo attraverso certificazioni, delle valutazioni certificate, tanti altri servizi. Quindi stiamo comunque supportando la nostra rete attraverso servizi sempre più innovativi, ma continuano a operare specializzandosi nel mercato dell'intermediazione, in particolar modo quella residenziale. Negli store dei Point noi abbiamo ampliato questo raggio d'azione, anche alla luce delle mie esperienze legate al mondo del corporate, annettendo, voglio dire, intanto all'intermediazione anche la valorizzazione, la gestione dei patrimoni immobiliari, e allargando l'ambito operativo dall'intermediazione residenziale all'intermediazione corporate, che comprende il mondo retail, mondo office, capital market, frazionamenti e cantieri. Ovviamente nell'evoluzione ci siamo dotati di strumenti in grado di poter sostenere questo upgrade di carattere operativo, intanto attraverso un iter formativo che metta i nostri operatori nelle condizioni, ovviamente, di ampliare le proprie conoscenze, annettendo tutte quelle conoscenze tecniche in grado, voglio dire, di poter approcciare l'utenza corporate nel modo opportuno. E poi abbiamo dotato
i nostri operatori di servizi, quali ad esempio il crowdfunding, che è una società partner, ma comunque molto vicina, poiché uno dei nostri soci partecipa appunto alla società con la quale stiamo veicolando questa opportunità. Ma noi crediamo che sia un'opportunità interessante perché ci permette di approcciare al mercato non esclusivamente proponendo intermediazione, ma valorizzando il nostro rapporto con i nostri interlocutori, proponendo consulenza, quindi dalla possibilità, facendo scouting, di intercettare opportunità di sviluppo, nel caso dei frazionamenti dei cantieri ad esempio, quindi intercettiamo, valorizziamo, presentiamo ai nostri sviluppatori il progetto, col progetto presentiamo anche quelle che sono le opportunità legate alla sfera finanziaria e arriviamo poi ovviamente a garantire il supporto in termini di servizio fino alla parte legata alla commercializzazione attraverso il classico lavoro di intermediazione. Lo strumento del crowdfunding è uno strumento snello, è uno strumento che permette, fatta comunque una due diligence attenta, perché c'è un iter attento che valuta, e quindi prima dell'iter poi c'è una preparazione che noi facciamo nei confronti dei nostri operatori, per non solo intercettare ma per arrivare già alla proposizione in maniera, come dire, con idee chiare, nel momento in cui ovviamente arriva l'opportunità, e l'opportunità rispecchia quelli che sono i canoni diciamo della società che appunto veicola il crowdfunding, il Recrowd in questo caso specifico. Con Recrowd noi in 7 giorni riusciamo a fare raccolte e a portare avanti l'operazione, diciamo, oggetto della trattativa, dell'operazione stessa. Bene. Per cui una grande opportunità. Bene, quindi sono un sacco di ragioni per venire a Sinergia, incontrare Pasquale e il suo team, che ha un sacco di cose da raccontare, perché ha fatto veramente tante anticipazioni, ma voglio dire, all'evento darà il meglio di sé, e sono sicuro che entrare in relazione anche con Pasquale e con Grimaldi sarà oggetto di arricchimento. Anche Pasquale chiedo, fai un appello per la partecipazione a Sinergie? Ma viviamo nell'epoca delle relazioni. Le relazioni sono fondamentali. Per me in maniera particolare partecipare a Sinergie è un po' il battesimo, diciamo, come dicevi tu, verso il mercato in termini di presentazione personale, e presentazione migliore non ci poteva essere, poiché ritengo Sinergie un evento importante, un evento che gli operatori non devono farsi sfuggire, poiché rappresenta un grande momento di riflessione, a seguito del quale poi, secondo me, è opportuno agire. Per cui... Bene, azione, quindi, dai. Bene, bene. Pasquale, ti ringrazio per il tuo contributo di stamane, e anche con te ci vediamo il 24. Grazie mille, buongiorno. A presto, Pasquale, ciao. Allora, adesso, prossimo ospite che sta scaldando i motori, che è già lì dal principio di questa diretta, in attesa di salire sul palco, un amico, una vecchia conoscenza, ecco, del settore immobiliare, lato software, uno dei più importanti e storici player, ecco, nell'ambito della tecnologia per gli agenti immobiliari. Ecco che sul palco ci raggiunge Angelo Semerano, fondatore e CEO di Justin. Angelo, ben arrivato. Grazie Gerardo, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Perfetto, ho visto che ti sei verdizzato. Beh sì, perché comunque siamo green, dai, fondamentalmente. Justin, il suo colore principale è sempre stato caratterizzato appunto dal rosso e dal blu, che sono i colori dominanti del nostro marchio. Diciamo che il nostro colore è il rosso, poi fondamentalmente, però da un paio di anni, 3 anni a questa parte, siamo diventati un po' più verdi, non solo a livello di ecologia, ma anche e soprattutto del fatto che siamo entrati nel grande gruppo di Idealista, insomma. Siamo cresciuti tantissimo a livello di colleghi, prima eravamo pochi, adesso siamo veramente tantissimi.
Bene, bene, dai. Allora, io ti riservo sempre una domanda, non tanto suggesting perché ormai lo conoscono tutti, hai veramente una schiera di fan, credo sia il gestionale più utilizzato, ecco, dagli Per agenti immobiliari. fortuna, ma anche per merito soprattutto dei nostri clienti che ci supportano con i loro suggerimenti, feedback e tutto, ci dicono questo. Abbiamo veramente oltre 18.000 utenti che sono, diciamo, attivi fondamentalmente su Gestim e che possono interagire con il nostro software. In questo momento abbiamo quasi 8.000 persone collegate sul gestionale, insomma. Bellissimo, bellissimo, ma veramente una bella forza di fuoco. Allora, io so che tu sei sempre molto attento al tema della produttività e della gestione dei dati, della privacy, di come, i dati possono effettivamente creare valore per gli agenti immobiliari. Secondo te, quali sono le esigenze più urgenti, ecco, per l'agente in relazione a questi temi? Allora, questa è un'ottima domanda perché stiamo per cambiare l'anno, no? Siamo alla fine del 2023, si inizia con i buoni propositi tipo 2024 mi metto a dieta, faccio l'abbonamento alla palestra, tutte queste cose qua, quindi come di consueto partono anche i buoni propositi per gli agenti immobiliari in quella che deve essere magari un rinnovamento magari dell'operatività dell'agenzia immobiliare per quanto concerne la corretta gestione dei dati, anche e soprattutto comunque in ottemperanza a quelle che sono le normative, privacy e così via, perché spesso vengono sottovalutate, no? Si pensano che siano balzelli, orpelli, eccetera, che bisogna gestire per fare scartoffie e così via. Però quei processi di adeguamento per quanto concerne la privacy e anche gli impatti sulla sicurezza, e parliamo tanto per esempio di cyber security, perché nel nostro mondo, e quando dico nostro mondo parlo chiaramente del settore immobiliare, si sottovalutano tutta una serie di aspetti legati alla sicurezza informatica, alla sicurezza dei dati, se si seguono un po', no, magari quelli che sono gli avvenimenti in tutto il panorama delle aziende italiane, europee, mondiali, abbiamo visto un incremento impressionante degli attacchi a livello di ransomware, per esempio, quei famosi virus che ti vanno a cifrare i dati del Riscatto, computer e chiederti un riscatto. Hanno sì. subito attacchi anche, per esempio, aziende ospedaliere, Campari, aziende italiane, quindi non è, oddio, non è nel mio cortile, not in my backyard, no? Quindi succede soltanto agli altri. È un impatto a livello di sicurezza che può avvenire. Quindi è sempre più importante dotarsi non solo di soluzioni di tipo cloud con un'infrastruttura qualificata, certificata, garantita, che soltanto determinate realtà si possono permettere, con tutta una serie, per esempio, di accorgimenti sistemistici, con, per esempio, dei CISO che sono i Chief Information Security Officer, in Italia li abbiamo. Noi siamo veramente tanto, tanto, tanto attenti alla sicurezza, ai dati e così via. E ci sono veramente tanti accorgimenti che anche nel piccolo dell'agenzia immobiliare, su quelle che possono essere magari le policy tipo di backup, di sicurezza dei dati, anche cartacei paradossalmente, che sono comunque necessari per essere compliance poi con quello che di fondo sono i dettami della privacy, della sicurezza e tutti gli adempimenti vari, sono comunque fondamentali per preservare quello che è il tesoro degli agenti immobiliari, che non è il portafoglio degli immobili, perché quello è soggetto a un ciclo naturale, acquisisco, vendo e così via, chiaramente. Il tesoro più importante degli agenti immobiliari sono i dati dei clienti, clienti che a loro volta possono portare opportunità di vendita o di acquisizione, clienti che a loro volta possono innescare sinergie, mi permetto di rubarti questo termine, con loro Vai. conoscenti, amici, colleghi. Quindi il focus sempre e più che mai deve essere sulla corretta gestione dei dati dei clienti, andando a classificare correttamente questi dati, le richieste e quant'altro all'interno di un sistema gestionale vero che possa gestirli e che possa tenerli poi anche e soprattutto al sicuro per quanto riguarda, come dicevamo prima, la sicurezza, ma anche l'accesso incontrollato al dato, perché un dato che sicuramente vedremo, no, a sinergie,
è quello anche legato al cambiamento della forma delle agenzie. Siamo sempre stati abituati a agenzie piccole, le agenzie stanno crescendo sempre di più, si riduce il numero di agenzie immobiliari, ma non si riduce il numero degli operatori, quindi le strutture diventano sempre più grandi, strutture dove ci sono tante persone che poi accedono alle informazioni, e bisogna avere anche una buona policy di permessi di accesso a queste informazioni per garantire che chi ha titolo possa poi interagire con i dati, insomma. No, assolutamente. Senti, ti faccio una domanda che, allora, non è provocatoria, però è uno sforzo che proviamo a fare insieme per guardare il futuro che verrà. Premesso che io sono chiaramente di una generazione che si muove con una relativa agilità sui device portatili, quindi che sia tablet, che sia lo smartphone, ma è molto legato ancora al concetto di desktop per fare lavori più impegnativi, se non ho uno schermo grande lavoro male, eccetera eccetera. Ma secondo te le generazioni, quelle più giovani, potrebbero essere pronte a immaginare, che so io, un gestionale che gira esclusivamente su iPad o su smartphone addirittura? Sì e no, dipende da che utilizzo ne devi fare. Vedi, il gestionale di per sé vuol dire tutto e vuol dire niente, sono le funzionalità che cambiano. Cosa significa? Che io posso essere anche un grafico, per dire, un producer, eccetera, che quando sto in esterna vado a fare riprese, per una questione di comodità porterò con me un iPad per gestire il timing di queste riprese, la macchina fotografica, la videocamera, tutto quello che è. Difficilmente sarò comodo a effettuare tutta la parte di editing, montaggio video e così via su un tablet, lo farò su una workstation, su un computer. Certo. Ecco, sul gestionale il concetto è il medesimo, è molto comodo, infatti noi abbiamo un'app nativa dedicata sia per iOS e Android che fa quattro cose. Quelle che servono quando sei in giro, la gestione dei clienti, la schedatura rapida di un cliente con la sua richiesta, far vedere gli immobili, fissarti ovviamente gli appuntamenti, condividere magari la scheda immobile con un cliente che hai di fronte mentre stai facendo pubbliche relazioni anche al bar davanti a un caffè e girargliela tramite appunto mail, WhatsApp, quel che sia. Ma quando devi fare tutta una serie di attività specifiche legate per esempio ai processi di marketing, ottimizzazione dei contenuti e analisi e gestione per esempio di attività profonde, è logico potersi dotare non solo di una piattaforma desktop, così come si è sempre fatto e come si faceva una volta, perché oggi aveva una postazione magari anche con un doppio monitor aumenta tantissimo la produttività, ma soprattutto una persona dedicata di back office che faccia queste attività qui. E questo è il concetto anche di trasformazione di azienda immobiliare da concetto di vecchia agenzia immobiliare dove c'è la gente che può fare un po' il tutto fare, capito? E quindi devi correre su mille aspetti e non riesci poi a seguire bene tutto. Quindi è molto importante anche il supporto a livello di risorse umane che si può avere all'interno. Anche se poi, grazie ai processi, per esempio, di intelligenza artificiale, si possono, diciamo, accelerare e alleggerire alcuni task ripetitivi. Per esempio, noi lunedì abbiamo rilasciato il sistema di intelligenza artificiale generativa per creare le descrizioni, contenuti degli annunci che si mandano su internet. Ho visto il post, è vero, sì, l'ho visto. Bella, una bella cosa questa, perché comunque assolutamente. Quindi diamo fondamentalmente un supporto in più, con attenzione sempre, chiaramente, perché noi sì, sono belle le automazioni, però bisogna anche saperle usare, perché altrimenti possono accadere anche cose della serie. Non basta cliccare un tasto per far funzionare bene le cose, bisogna sempre starci sopra con la testa, perché se demando tutta la macchina, sì, farà per me, però non so cosa farà per me, obiettivamente. esatto. Bene, allora, ci hai fatto un'anticipazione. Il messaggio di Gestim a sinergie di quest'anno quindi verterà sulla equilibrio dei dati? Il nostro messaggio sarà equilibrio, l'equilibrio tra quello che è il rapporto uomo-macchina, uomo-tecnologia, chiaramente incentrato sulla corretta gestione dei dati. Quindi si sta parlando veramente tantissimo di tecnologia, intelligenza artificiale, viaggi spaziali, eccetera. Sembra tutto molto lontano da noi, no? Carne sintetica, tutte queste cose qua. La tecnologia veramente fa passi da gigante e ci sovrasta in alcuni casi, e noi diventiamo praticamente non più attori del cambiamento
cambiamento, ma con parte di questo. Però bisogna essere anche in grado di gestire correttamente la tecnologia e capirla, capire come utilizzarla e utilizzarla al meglio, onde evitare di diventare veramente schiavi o semplicemente quello che segue l'ultima moda, per dire tutti fanno così, tutti si riempiono la bocca di intelligenza artificiale, ChatGPT, funnel automatizzati, tutte queste robe qua, non ne capisco niente, pigio bottoni a caso, vediamo che succede e poi combino disastri. Quindi esatto. Equilibrio uomo-macchina. Magnifico, magnifico. Allora, anche a te, Angelo, chiedo un appello per la partecipazione a Sinergie. Beh, l'appello alla partecipazione a Sinergie è facile. Da quando esiste Sinergie, Gestim c'è sempre stato. Non vedo il motivo per cui non ci dovreste essere anche voi, perché Sinergie è l'evento veramente più importante dell'anno, non solo per i temi trattati, ma soprattutto per fare comunità e creare appunto anche sinergie tra tutti gli operatori del settore. Che siano essi agenti che tra di loro vanno a interagire, che siano esse anche società che erogano servizi e che hanno bisogno sempre di più del contatto umano con le persone. Quindi vi aspettiamo veramente numerosi, anche allo stand che abbiamo ovviamente a questa edizione di Sinergie, dove ci sarà poi una sorpresa. Una sorpresa, non possiamo dire, però è una bella sorpresa che aspetta tutti quanti, e poi ci sarà un fortunato che non possiamo dire che cosa accadrà a questo fortunato, quindi se abbiamo incuriosito abbastanza, venite a Sinergie perché sicuramente tornerete carichi di buoni propositi e anche di qualcos'altro. Gli strumenti, dai. Ok, esatto. Angelo, dai, ti ringrazio tanto per il tuo contributo, sempre prezioso, sempre sul pezzo. Quindi aspetto grazie anche te Gerardo, il 24. Tutti quanti, alla prossima. Ciao, presto.